Ragazzuoli, mi avete mandato in 8.000 su Instagram questo video di questo ragazzo vietnamita che fa questo effetto incredibile, assurdo. Mi avete chiesto di replicarlo, ce la fa, come fa, è bendato. Insomma, raga, ve lo faccio, non c'è nessun problema. Ve lo faccio al volo e poi andiamo a vedere altri video perché sono in modalità relax e volevo vedere diversi video di magia. Allora, il video in questione è il seguente. Come prima cosa si prende una benda per... Perfetto, non vedo assolutamente niente. E si prende il mazzo di carte che si mescola. In teoria era di dorso, non lo so. E si possono fare diversi miscugli. Per esempio, questo è il miscuglio all'italiana, lo conoscete. Poi c'è il miscuglio alla vietnamita, il miscuglio alla francese. Insomma, ci sono diversi miscugli. Mi sono cadute un po' di carte. Ok, la cosa importante è che le carte vengano rimesse dentro a posto, sostanzialmente dritte, perché mi serviranno poi per l'effetto. Quindi si mescola. Mescolano così le carte e la cosa interessante è che, ah, ce ne sono ancora, è che mi servirà una carta leader. Quindi, per esempio, io taglio le carte, mi fermo in un punto qualunque, che potrebbe essere per esempio questo, ok? E in questo punto qua vado a prendere una carta leader, per esempio questa, guardatela, ricordatela, perché proverò a trovare i quattro valori, o meglio, gli altri tre, i valori mancanti dello stesso valore, insomma, dello stesso numero della carta. Quindi io taglio così le carte. E provo, vado secondo me a sensazione. Sì, qua sento qualcosa. In questo punto qua ho sentito che c'è qualcosa. Infatti, questa secondo me è una carta dello stesso valore. Ok, la lascio qua e taglio ancora. Sensazione a sensazione. Oh, sì. Sento che qui c'è qualcosa, ho sentito che qua c'è qualcosa, infatti secondo me questa è una carta dello stesso valore, ok, vediamo, lascio qua e poi l'ultima perché dovrebbero essere poi quattro sul tavolo, quindi io taglio, sì, questa è la carta finale, quindi io credo che questa sia la carta finale e qua ci sono ovviamente le carte dello stesso valore, in questo caso i quattro assi e voilà. Avete visto che ce l'ho fatta anch'io? Questo è l'effetto. So che è molto bello e molto particolare, ha fatto scalpore, è diventato mezzo virale questo video, mi avete chiesto in tantissimi di rifarlo ed eccolo qua. È in realtà un effetto molto classico dove si pensa che il prestigiatore stia sbagliando e invece poi ritrova le carte così e ti frega. Ce ne sono diversi su questa falsa riga. Uno dei miei preferiti è per esempio questo, guarda, metto sempre la benda, arriva da Lennar Green, tutto questo stile qua mi piace da morire perché appunto è di Lennar Green. Si mette appunto la benda, io non vedo assolutamente nulla. Mescolano le carte, ok? Si seleziona una carta, quindi io scorro le carte antes di mi stop, ok? Guarda la carta, la faccio vedere, spero che si veda. E si lascia così, in teoria da qualche parte, adesso non so dove l'ho messa, ok? In mezzo al mazzo e ovviamente si mescolano così le carte. Ora io proverò a trovare la tua carta con la misdirection, con la misdirection. Con la misdirection ho trovato la tua carta. Questa è molto curiosa come cosa. Poi un'altra cosa che si può fare, che a me piace veramente tanto, è questa, ok? Sempre da bendati. Si lascia tipo la carta da qualche parte. Così in mezzo e sempre si mescola, ok? Sono sempre bendato, non vedo assolutamente niente, ma ti dico subito che mi basteranno 5 secondi, 5 secondi per ritrovare la tua carta. 1, 2, 3, 4, 5 secondi e ritrovo la tua carta. La cosa curiosa è che mi sono proprio bastati 5 secondi. Quindi è veramente magica come cosa. Ecco, questo stile qua da bendato, che il mago sa cosa succede nella vita reale, diciamo senza vedere, è molto bello e arriva da Lennar Green che ha fatto dei miracoli. Pensate che l'hanno addirittura squalificato dal campionato mondiale perché pensavano che avesse un complice, in realtà no, era semplicemente troppo forte. Quindi andiamo a vedere qualche altro effetto di questo ragazzo, me l'avete condiviso veramente in tantissimi. Questo che cos'è? Questo mi è arrivato adesso. È un oggetto strano. Oh, che figo! È un ferro fluido. Lo voglio. Ma raga, ma che figata è? Me l'avete appena condiviso, bellissimo. Questo ragazzo che si chiama Kong Tuan è il campione di magia del Vietnam e ha fatto diversi video, ne andiamo a vedere alcuni. Per esempio, questo è diventato virale. La pallina che torna dentro.
Tipo sfida la coppetta, sfida di indovinare dov'è la pallina. Ah, tutti dicono è in bocca, o invece è sotto la pallina. Figo, figo. Vediamo questo. Ok. Qua gli hanno detto è nella mano. Ah, non è nella mano, figo. Molto figo. Ci sta. Cioè che ti frega, cioè anche se, se pensi di aver capito come funziona, ti frega. Per esempio, a me piaceva questa cosa con le monete. La facevo spesso per fregare i maghi, dove dicevi si prende la moneta e si lascia nella mano, si prende la moneta e si lascia nella mano, si prende la, si lascia nella mano, ah, si lascia nella mano, ok? Quindi si fa questa cosa qua. Cosa fa questo ragazzo? Si esibisce in mezzo alla strada, tra l'altro, bravo. Figo. Che pirla. Ci sta. Oh, vediamo questo che cos'è. Delle carte e un cubo. O delle carte e basta. Quattro di cuori e altre carte a caso. Ok, ho già capito. Fighissimo, geniale, guardate. Prende una carta e dice che carta ho messo in tasca. La gente dice, per esempio, il 4 di cuori. Fa vedere che hanno indovinato. Ma avrebbero indovinato comunque, questo è un classico, perché tutte sono 4 di cuori. Bellissimo, bellissimo. Vediamo qualcos'altro. Sempre circondato dalle persone. Ok. Mescola, non so. Non so neanche che carta era, tipo un 8-9 di cuori, non so. Guarda come mescolano. Figo, perché gli orientali mescolano così. Ok. Cosa fa? Oh no. Ok, prova a indovinare la carta. Tra l'altro ha le carte bridge, cioè sembrano più piccole, più corte, no? Gli dice stop, non è la sua carta. Ah ok, fa un color change e la trasforma. Ah, filatura, bella, fatta bene. Beh, l'ha fatta abbastanza bene, vediamo la reazione. Wow, che bello. Avete visto la reazione di una filatura? Che roba assurda. Usa ste carte piccole, vedete che sono più strette. Non capisco il motivo. Ok, lui si gira. Taglia una carta, la guarda e la ricorda. E la mette in mezzo. E mescola. Non può saperla, come fa? Ovviamente non capisco niente di quello che sta dicendo. Come fa? Ma dai, bellissimo. Mi ha fulato. Bellissimo. Bellissimo. Vediamo qualcos'altro. Due jolly, tre jolly, quattro jolly. Jolly. Ok, il jolly va in mezzo. Ok. E il jolly sale, vabbè. O no, non capisco qual è, cosa sta facendo, cosa sta dicendo. Un altro jolly va in mezzo. Un altro jolly va in mezzo. Cioè tutti e tre i jolly vanno in mezzo. Ok. Ah, cos'ha, jolly infinito? Cioè non capisco qual è la magia. Tutti i jolly vanno in mezzo. Ok. Ha fatto un impalmaggio terribile però. Ok. E ne arriva un altro là. E ne arriva un altro là. Ok, figo. Ah, erano quattro i jolly. E i jolly non ci sono.
Beh, carino, figo. Molto figo, ci sta, bravo. Beh, questo gli è volato, vediamo che cosa ha fatto. Questo video gli è andato molto bene. Tra l'altro quanti anni potrà avere? Cioè, tra i 18 e i 23, 25? Ah, una produzione di assi, vediamo, bravo. Quella Sibyl Cat, quella Dynamo Shuffle. Tanta roba. Questo Slip Cat era un po' deludente, però vediamo. Ok. Però maneggia bene, dai. E alla fine cosa fa? Un hot shot. Ah, figo, ci sta, carino. Molto carino, bravo. Beh, questa è una classica Aces Production. Sapete che ci sono tantissimi tipi di... Ci sono veramente mille modi per produrre gli assi. Per esempio, una delle tecniche che ha utilizzato lui dopo aver tagliato le carte, per esempio lo Slip Cut, che è questo, tac. Una carta che viene prodotta apparentemente dal centro del mazzo, ok? Poi adesso non mi ricordo che altre tecniche ha utilizzato. Una delle mie preferite, per esempio, è questa. Okay, per produrre il secondo asso. Un'altra produzione potrebbe essere questa, che la faccio nella tua direzione, Anthony. Boom. Ok, dove si produce un altro asso. E l'ultima produzione che ha fatto, se non sbaglio, era questa, che è molto carina, ok? E per assurdo si può utilizzare per tutti e quattro gli assi. Quindi se io prendo, per esempio, i quattro assi, li metto in quattro punti diversi, guardate, 3 e 4. Ok, si fa vedere realmente i quattro assi che vanno da quattro parti diversi, ok? Si possono ovviamente mescolare così le carte. Ovviamente questa tecnica per assurdo si può utilizzare anche di faccia e secondo me è molto più bella di faccia, quindi si mescolano così le carte, ok? Si può tagliare, esegue dei tagli e il primo asso si produce, ok? L'asso di picche, il secondo asso, fiori, il terzo asso, quadri, ultimo asso, così, cuori. E si producono i quattro assi. Poi di produzione di assi ce ne sono veramente veramente tante, o ancora questa dove si producono così sul tavolo. Per fare questa ve la insegno, è molto semplice. Due assi si mettono così, uno di faccia e uno di dorso, e due assi nascosti nel palmo della mano. Quando si fa questo e si apre la mano, questa mano col mignolo spara la prima carta e prendi al volo. Unito contemporaneamente è questo, ed è molto bello da vedere. Vediamo che altri effetti ha fatto questo ragazzo. Questo gli è andato abbastanza bene. Carta rossa, carta nera, un acqua e olio. Ok, carta rossa, carta nera, carta rossa, carta nera. E gli dice... vediamo. Ah, gli dice... io che so il vietnamita, gli dice tocca una carta. Sto scherzando. Ok, una carta nera. Ok. Ah, diventano tutte rosse, figo. Molto figo, wow. Ah, poi tocca e tornano nere, bellissimo. Bellissimo. Come una tecnica così semplice possa fare un effetto veramente forte. Questo gli ha fatto 1.600.000. 4 dadi. Ah, un Matrix con i dadi? Figo. Wow. Bellissimo. Molto figo un Matrix con i dadi. Qua ha fatto la versione veloce. Bello. Molto bello. E ultimissimo, 4 milioni e 4. Cup and balls. Ok. Pallina, bacchetta. Pallina nella mano, sparita e passa sotto la bacchetta. Ah, un classico. Sparita e passa sotto. Sparita, passa sotto. Classica da sop. Vediamo cosa succede. Bello. Bello. Questo è proprio
classicissimo. Ragazzuoli, abbiamo visto un po' di video di questo campione vietnamita, è molto bello, ok, divertente, il livello è buono e mi piace il fatto che si esibisca in mezzo alla strada, che sia sempre circondato da persone, da ragazzi, da signori, da signore, insomma, molto molto bello portare la magia. A me la magia piace sempre, cioè chiunque la faccia, in qualunque condizione, qualunque tipo di magia, a me piace da morire. Quindi è stato molto bello scoprire questo ragazzo, grazie per i vostri DM, spero di avervi fatto divertire, di avervi, non so, incuriosito ancora di più su questo mondo. Se avete altri personaggi che vi piacerebbe mostrarmi come questo, mandatemeli pure su Instagram, io farò dei video reaction come questi. E se volete apprendere la magia nel migliore dei modi, vi consiglio di entrare nella mia scuola di magia che trovate in descrizione. A parte gli scherzi, è veramente una buona scuola di magia e ve la consiglio al sottoscritto. Ragazzi, vi voglio bene, vi mando un mega bacio e un abbraccio. Ci vediamo presto. Ciao. Ok.